Oh, signori, finalmente posso appioppare quella testa di Nick. Oh, e sembra veramente Nick da dietro. Secondo me sì. Non picchiarlo. È da almeno 52 puntate che glielo voglio tirare. Ma io ci rivedo Nick lì. Io lo voglio appioppare. Dai, fallo. Ma non puoi con quello verso l'altra telecamera. Vabbè, vai basso. Vuoi la cerbottana? Vabbè, ti risparmio Nick per questa volta. Vuoi la cerbottana? Non cerbottaniamo, bevi Yoda. Bevi Nick. Salotto. Sono super gasato. Finalmente sei riuscito a fare questo salotto, sì, che Nelson chiede da 3 settimane. Sì, ma perché secondo me sono troppo poco valorizzate. È una cosa che facciamo ormai da un po' di tempo. Vero. E in realtà forse è anche affascinante perché è un po' easter egg, ma allo stesso tempo una volta così una tantum ci sta elevarla. Va bene, eleviamola, no? Ma che cosa? Sarebbe da prendere. È la terza volta che mi alzo. Dai, vabbè, mettiamo una foto allora, dai. No, vabbè, mi posso alzare se Alzati vuoi. Alzati allora. Ma porca. Mentre tu non va a prendere, spiego. Nel nostro set, quello dei video del martedì e del giovedì, piccolo, sullo sfondo, tra le frasche degli alberi, c'è una simpatica cornicetta. Dove all'interno inseriamo sempre una foto di un personaggio collegato in qualche modo alla puntata che stiamo registrando. Tipo, adesso che cosa abbiamo? Dentro? Ultimamente è un po' degenerata la cosa. Ma non è degenerata. Sì, è completamente degenerata. Non è vero. Cioè, metti solo cosplayer in sovrappeso. Cioè. Non è vero. Dentro c'è un freezer ciccione. Perché? A che ne so? Io non lo so. È una puntata che abbiamo registrato ieri. Pasta surgelata. Pasta surgelata. Perché c'è freezer. E quindi freezer. Cioè, sono tutte freddure di Nelson. No, non è vero. Le ultime, nell'ultimo mese, sono tutte freddure. Ma non è vero. Vabbè, comunque, ci sono diversi personaggi che hanno decorato, hanno allietato. Quindi sono stati praticamente degli ospiti inconsapevoli. E oggi. La domanda che ci poniamo è se riusciremo a ricordarci o meno. Ma a me non me ne frega nulla di ricordarlo. A me piace un botto. Ma perché mi devo ricordare? Quando noi inseriamo una cornicetta, c'è sempre uno studio dietro. Anche di più persone insieme. Esatto. Volentieri. Anche troppo lungo. No, non è vero. Qualche volta io. Sempre in 3. Quando sono cosplayer è solo Nelson. Vabbè, posso dare il parere sul personaggio? Va bene, tu fai quello. Noi cercheremo di capire se riusciremo con un percorso inverso a risalire dal quadretto al video che abbiamo fatto. E Nick insieme a noi. Un saluto a Nick. Vado, Quanti saranno? Più di 200? 100, quando abbiamo iniziato? Vado, Topo Gigio. Ce l'ho. È puntata Giorgio Vanni, secondo me. Che gli abbiamo detto metti anche Cristina D'Avena. Poi abbiamo pensato meglio Topo Gigio. Bravo. Non può essere. Dici? Magari sbaglio. Perché Topo Gigio? Topo Gigio. Perché la chitarra. Perché la chitarra. Noi lì avevamo messo Cristina D'Avena. E lui ci ha chiesto di togliere perché comunque sono colleghi. E magari poteva sembrare uno spot. Sì, una presa in giro, esatto. No, alla fine ne abbiamo messo un altro per Giorgio Vanni. Non è questo. Però io mi ricordo che c'è stato un mega fight tra me e te, secondo me. Perché noi volevamo mettere il dell'albero azzurro. E tu mi hai detto, no, Topo Gigio. Un qualcosa di legato alla nostra infanzia? E mi verrebbe da dire. O qualcosa sulla musica? Quando abbiamo invitato Lorenzo. La VJ? No. Abbiamo messo Tonio Cartonioli. Lì abbiamo messo Tonio Cartonioli. Ma no, lì secondo me è anche apprezzato. Vedi, Topo Gigio io non lo so. Ma la cosa bella a questo punto nessuno, è farci aiutare dal pubblico a casa nei commenti, che magari può andare, se si ricorda o se ci arriva, a individuare il video che a noi sta sfuggendo. Io vorrei uno che li trova tutti. Anche il primo commento è uno che potremmo anche ricompensarlo. Io voglio un elenco. Voglio Topo Gigio, 2 punti, il nome del video. Vado, Vai, prossimo. Ragazzi, è l'inventrice del Jenga. Ah, ok, allora. Ah, vabbè, allora sì, addirittura laureata a Oxford, o addirittura lavora ad Oxford. Ma il Jenga non è giapponese. Come fai a capire, a saperlo? Non ho detto la sua storia quando l'ho messo. Non è che se c'è una Jenga giapponese. Jenga. Era nell'ultima sfida del Jenga con la gigante. Sì. Ah, ok. È l'inventrice del Jenga. Bello. Ok, come si chiama? Sai anche il nome? Ma che c***o ne so? Ma se non sai il nome, cioè. Alla faccia da Maria. Jackie Chan. No, vabbè, sarà stata. Visto che lui è un grande ignorante, non sa che Jackie Chan è cinese e non giapponese. È vero. Nello Space Mix, usa Giappone. Avevo un elenco di americani e giapponesi. Perché volevo trovare una persona che fosse un mix. Quindi lui ha messo Jackie Chan. E quello allora lo sappiamo. Mi sono preparato in realtà alla fine. Vado. Vai.
Questo è recentissimo. È recentissimo. Eddie, ragazzi, per chi non lo sapesse, è il nostro fonico. Fonico. Ma lui l'ha mai visto il video? Ah, lui li vede, però. No, li non vede. L'hanno mai visto a casa il video di questo. Non è ancora uscito. Come non è ancora? No. Ma il video è? È quello della pasticceria. non è vero. Sì, io lo metto quando faccio ancora qualcosa di pasticceria. No, secondo me abbiamo fatto. Però magari un video, anche un'altra. L'abbiamo volta. Tenuto lì. Io allora, Eddie l'abbiamo messo di recente. L'abbiamo messo con. Con quella foto? No. Secondo me, però, Eddie, tipo, l'abbiamo messo 5-4 volte. Sì. E poi è sul frigo. Quindi scrivete tutte le volte che abbiamo messo Eddie. Ci sta. Ah, esatto, però Eddie è sul frigo. Ah, Marco Orsi. Marco Orsi, però per cosa l'abbiamo messo? Pioni Sport l'avremmo messo. Sport Assurdi. Tra l'altro, era un giorno in cui doveva passare a salutarci. Vero. Ed era nel quadretto. E alla fine non è venuto. Adam Camion. Secondo me. Quello di Mistero, dai, quello che compariva. Che io ve lo ricordo. Per 20 anni. So. Secondo me sarà per forza in un era un quiz. Secondo me questo è il tipico personaggio che abbiamo messo completamente a caso. Qualcosa sui misteri? Qualcosa sulle mascherine? Verità o bugia mascherine? Verità o bugia mascherine. Secondo me è un collegamento molto bello, ma che non abbiamo fatto. No, è fatto. Vado. Vai. Questo. Non so chi sia. Fa vedere? Aspetta, uno di quei. Allora, ma chi quelli, è? Allora, voi dovete capire una cosa. Quelli che noi non sappiamo lì sono. Li conoscete? Perché non me ne accorgo. Credo sia, non mi ricordo esattamente, il campione mondiale di hamburger o una roba del genere. Sai chi mi dice qualcosa? La sfida degli hamburger. Pasta, sì. Ah, no, può essere hamburger. No, l'abbiamo fatto una da roba poco, così. Penso che figo dire sono un campione di hamburger. Molto perché vedi, lui si fa le sue storie, si fa le sue narrazioni in testa. Ah, vabbè, questo sui surgelati. L'uomo dei Findus. Capitan Findus. Ma quando abbiamo fatto surgelati? Ah no, l'ha messo, ci sono. Cioè, tonno. No, le qualità del pesce. Indovina prezzi pesce. Può essere, l'hai messo Capitan Findus. Non mi ricordo. Sì. Allora, Vincent Cassel. Ma chi è? Chi è Vincent Cassel? Un attore famosissimo. Sì, ma di un film famoso. Con chi sta la Bellucci? Con lui. Ma che associazione è? Dimmi un suo film. Matrix 2. Matrix 2? Cioè, davvero? Sì, sì. Matrix 2. Ma non è nessuno. L'unica cosa che sapete è che sta con la Bellucci. Ma non è nessuno. Vado a cercare. Ma è un bellissimo naso a freccia. Ma ve l'abbiamo messo? Secondo me Vincent Cassel. Vincent. Vedi che quiz sui VIP. Qualcosa sulla Francia. Space Mix Italia. Sì, no, stava con la Bellucci che è italiana, lui è francese, Space Mix. Sì, Space Mix. Ciao Samuel. Vincent. Prossimo. Molto bello. Questo è sì, il dio spaghetto. Il dio spaghetto. Per rastafarianesimo. Sì. Ma perché? Per. Beh, qualcosa qualcosa sulle credenze assurde. Potrebbe essere cuocere la pasta in diversi modi. Beh, no. Può essere. Quello. The Rock. Come si chiama? Dwayne Johnson. Ma perché abbiamo messo The Rock? Wrestling. Muscoli. Forse con Merluzzo. Esercizio fisico. Poi io l'ho apprezzato un sacco comunque come personaggio. Cioè nel senso se l'ha cavato. Anch'io però un po' un pirla. Perché non è che sia sto attorone. Beh, però è simpatico. Hai visto Moana? Ragazzi, al di là dei giudizi su Moana, lui ridoppia. Al di là dei giudizi su The Rock come essere umano, dove l'abbiamo messo? Ah, Oceania. Vabbè, vado avanti, E per quelli che non so che cosa devo esprimere. Ce lo diranno. Marco Togni. Chi è Marco Togni? Quel tipo lì. Faceva dei video in Giappone. Forse anche. Lui l'abbiamo messo sicuramente in quello sushi. Sushi, sicuramente. E strego il prossimo! Vai. Prego. Lui è Magellano. Ma che Magellano? In realtà non lo so. È Nostradamus. No. Perché l'abbiamo messo in Nostradamus? No, è Marco Polo. È che l'avremmo riconosciuto senza occhiali, dagli occhi, dall'iride, dalla pupilla. Ah, Calcutta. Calcutta ce l'avevo però. Calcutta secondo me bomba. Vai. Tommy Cassi pesto. Vero, sì. È vero. È vero. Un punto per il Tony, ma è una sfida. Vero. Era un periodo bello in carne questo, dai. Letterman Show. Hai visto che ora c'ha il barbone gigante, sì, è bellissimo. Boh. Perfetto, prossimo. Zero. Eccola. Ah, Cristina Giovanni. Esatto. E a lei non... No, infatti... Questo è lo speed test sulla pasta. Lui, per chi non lo conoscesse... È un drogato. No. In realtà l'hanno intervistato, ha detto che non si droga. Comunque non pace all'animo suo, soprattutto perché... Soprattutto in quel video non era drogato. No, è vero, non era drogato. No, è vero. Aveva questa muscolatura facciale. Sì, da poco. Da poco. Come è morto da poco? Sì, da poco. Ma è italiano? No, non è italiano, penso... Dice che ci sta guardando in questo momento. Cielo. Però questo è il tipico video che ti passavi ovunque. Sì.
Ma chi è? Ma questa è la ricostruzione è un di Tutankhamon. Ma messa per che motivo? Non è che abbiamo fatto un video sul mummificare le corpo. No, sui metodi di conservazione. Ma sui metodi di conservazione. Abbiamo fatto la sott'olio. Ma non è vero, no. Sott'aceto non è. Lo scoprirete voi. Allora, il nemico di mamma ha perso l'aereo. Mi viene da dire solo video a tema Natale. Io l'unica cosa che mi chiedo è che carriera poi ha fatto questo attore. Sarebbe fighissimo sapere che cioè mi pare di averlo visto gli alberi nelle io posso di anche andare a buscare. È comunque più famoso di quel francese là. Mastro Lindo è per pulire Plexiglas, mi ricordo Plexiglas. Il primo video su Plexiglas, secondo me è Plexiglas pulizia. Vabbè. Ah, non è Renato Zero. Norman Reedus. Qualcosa su serpenti, qualcosa su Harry Potter. Dai, non lo sappiamo veloce. Luca Laurenti l'abbiamo fatto per. Secondo me qualcosa sul fisico. No, secondo me riconosce fisico. Il VIP. Ti ricordi che avevamo perché messo io avevo lui messo il fisico. Sì, ma avevi messo anche lui lì, dici? Secondo me Nelson ha fatto più questo saluto per trovare delle risposte. Anche io. Ah, qua sulla piastra per capelli, secondo me. No. Potrebbe anche essere tipo è buono essiccato, ecco. È buono essiccato. Oppure quello dei costumi di Nick. No. Mi ricordo proprio l'affermazione a Giorgio Armani è essiccato. No. Tutankhamon è buono essiccato. Sì, anche me. Però quello è uguale. Ma c'è un Big Show. Perché poi a metà, perché è finita la stampa. Non sapevo neanche l'avessimo messo. Tu i pelati? Però mi è piaciuto il pelato. No. Crozza dove? Cosa? Ah no, qualcosa del vegano. Qualcosa hamburger vegano. Edoardo Ferrario. Oh, questo Edoardo Ferrario. Nick che ne parlava da giorni, secondo me l'ha messo perché stava guardando il questo, suo stand-up. Questo è lui che fa la serie Esami. Abbiamo fatto qualcosa sulla scuola? Esami? Primo video. Vabbè, andiamo avanti prima di addentrarci dentro i ricordi che fanno male al cuore. Baby K. Baby K secondo potrebbe essere andato in qualche tono karaoke. Ma non abbiamo fatto. No, non c'eri. Con la seconda stagione non abbiamo fatto. Non l'hai più voluti fare. Scrivete nei commenti, grazie. Vogliamo tono karaoke. Non mi viene in mente niente Baby K. Ma non è che magari l'abbiamo messo solo perché ci piace Baby K. Gordon Ramsay. Sarà stato cucina inglese. Cucina, però. Cibi inglese. Abbiamo mai fatto. Ah, cibi inglese. Sì, cibi inglese. Snack inglese. La mamma di Stifler. Mamma di Stifler. Tanta roba. Qualcosa con la torta di mele? Se no potrebbe essere qualcosa sulle MILF. Sì, riconosci il VIP dalla madre. Sì, bravo. Ma l'abbiamo mai fatto? Sì. Abbiamo fatto riconosci il VIP dalla madre, dal padre, dal nonno. Mr. Bean. Ah, questo l'abbiamo detto ieri. Qualcuno ieri questa ha detto. Questo è Space Mix magari con l'Inghilterra. Vabbè, uno dei due, dai, siamo lì intorno. Andre the Giant. Io non... Dai, quello di Bestler. Questo è chiaramente qualcuno che non sapeva che cacchio mettere è andato a stampare. No, secondo me una no. Foto a caso. No, invece non è fatto a caso. Quello. Indovina il peso. Può essere indovina il peso. C'è da dire che secondo me tipo Nick sarebbe strabravo in questo, perché lui spesso gli stampa. Può essere. Ma Cledi. Non me lo ricordo. Ecco, Cledi a caso. No, Cledi ragazzi no, a caso. No, non è a caso. Cledi io me lo ricordo. Cioè Cledi sono quelle. Perché a volte sono legati a gag del giorno. Sì, gag del giorno. Non è vero, Cledi è. O qualcosa sull'inglese. Non è albanese. Sì, lui è tipo albanese. Cledi, fidati che a volte noi ridiamo qualcosa per dei personaggi. Ballo. No, ridiamo per dei personaggi. Sì. Cledi ci facevamo un po' ridere. Cledi non fa ridere. No, fa un botto ridere. Cledi è stato messo completamente a caso. No, non è vero. Sì, non è vero. Perché secondo me assomigliava a qualcuno. Oh, tipo... ecco, lui è le cose di vino. Tavernello. Sì, lui è buono qui, è buono qui. Vabbè, quello è quello degli alcolici. Quello di... Indovina il pranzo, vino, birra e sì. Mentana. Le notizie false. Usato così. Le fake news. Fake news. Abbiamo fatto un video sulle fake news. L'unico cartone. Cioè la regola, non si possono stampare i cartoni. No, perché c'è questo Snoopy. No, Snoopy è il questo... cane. Ma lui come si chiama? È Milau. Linus. Ah beh, forse qualcosa per la radio. Io ripeto, voi state collegando dei puntini che ma non poi esistono. Non abbiamo fatto nulla sulla radio. Ah beh, qualcosa sulla radio. Joe Gasser. Balini. Grande Balini, vero. Il boss delle torte. A me sembra te un mammucari. A me secondo me abbiamo fatto la... come sulla confezione delle torte sul gelato. No, esatto. Perché le torte sulle gelate erano no, era è come sulla confezione dolci. Abbiamo fatto dolci. Roba sulle torte, l'abbiamo fatto cambiare gli impasti. Ma lui che fine ha fatto? Morto. No, non era un criminale, si era scoperto un nome. Questo facile. È qualcosa Paolo, di coppia. Ricordo. Era una roba a coppia. Caffè. Vero. Tipo caffè le capsule, per me le capsule del caffè che abbiamo fatto tutti i confronti. Io mi fermerei qui. Ma non abbiamo azzeccato uno. No, secondo me
No, praticamente esatto. Non abbiamo beccati. Poi tanti. La cosa bella sarà andare a vedere nei commenti chi indovina tutto. Esatto. Vabbè. Andremo a controllare e soprattutto torneremo perché c'è e poi, sì, e poi continueremo, anzi, d'ora in avanti iniziate a starci più attenti a queste cose. Nick cringe. Nick cringe. Ma questa è stata recentissima. Recentissima. Grazie mille, ci vediamo martedì con un nuovo video. Arrivederci. Ragazzi. Cercate di tenerli separati così. Fatemi uscire dalla busta. Fatemi uscire da qui. Sono intrappolato. Oh, non ne sapevamo uno, eh. Sto andando senza di me. Stavo provando all'inizio. Andando. Perché.